Le gioie violente hanno violenta fine e muoiono nel loro trionfo, come il fuoco e la polvere da sparo che si consumano nel primo bacio. Salve, sono Marco Carrara e molti di voi mi conosceranno come il Duca di Baionette, grazie al mio blog Baionette Librarie, attivo dal 2007. Per chi non mi conosce, Baionette Librarie è un blog dedicato all'oplologia, cioè allo studio delle armi e delle armature. È un blog dedicato al fantasy, alla fantascienza, in generale alla scrittura e dal 2008, quindi già l'anno dopo quello di fondazione, all'editoria, in particolare alle cose brutte che succedono in editoria e all'editoria digitale. Il mio blog è stato particolarmente attivo nel periodo 2008-2010, che per chi se lo ricorda era il periodo del baby boom del fantatrash, quando in pratica gli editori facevano a gara a pubblicare l'autore più giovane possibile. Dal 2011 ho aperto agenziaduca.it, dove faccio formazione per gli autori di narrativa, in pratica insegno loro tecniche di scrittura e tecniche di progettazione per le storie. Dal 2014 dirigo anche Vaporteppa, una collana di fantasy e fantascienza per Antonio Tombolini Editore. E ora, di che cosa voglio parlare in questo canale? Beh, in questo canale parleremo principalmente degli stessi argomenti di cui parlo nel blog. Parleremo di scrittura, di editoria, di fantasy, di fantascienza e parleremo anche di struttura delle storie. Il tutto condito con divagazioni su armi, eventi storici curiosi o curiosità scientifiche. E coniglietti. Adoro i coniglietti. Sì, peloso padrone, gli stupidi umani non sanno. Già, dimenticavo, dal 2012 al 2014 ho seguito i corsi dell'Associazione Italiana Sommelier e ho preso il loro attestato. Successivamente mi sono occupato da autodidatta di tè, caffè e birre, con una piccola capatina nel mondo dell'assenzio e dei pastis. Ho cominciato col vino e ho avuto il mio piccolo periodo d'amore per spumanti, champagne e crémant. L'Italia, come la Francia, è il paese del vino, ma si sente un po' anche il paese del caffè. Però i miei due grandi amori sono il tè, in questo caso una miscela a base di tè verde e di lupicia, che mi piace molto, e le birre. Qui la classica Urbock, la bocca originale affumicata di Bamberga. Quindi non stupitevi se vi vedrete parlare anche di questi argomenti o mi vedrete sorseggiare una tazza di qualcosa. E ora, come mai il Pichelaube, i guanti bianchi e le baionette? Il Pichelaube, in questo caso il Kugelhemm d'artiglieria, è diventato un po' il simbolo del mio blog per via di una mia certa infatuazione per l'impero tedesco, quello che va dal 1871 al 1918. Mi piace in particolare perché rappresenta bene certi ideali di meritocrazia in cui credo molto, ben sintetizzati nel motto sum cuique, dal latino sum cuique tribuere, a ciascuno il suo in pratica, dell'ordine dell'Aquila Nera, il più importante ordine cavalleresco prima del Regno di Prussia e poi dell'Impero tedesco. Ma parleremo ancora di questo in futuro, perché il mio strano casco in realtà serve come antenna per captare gli ordini telepatici dei conigli. No, scherzo, in realtà i conigli non hanno bisogno di antenne per utilizzare la telepatia. E ora la baionetta, che dà il nome a baionette librarie e che è un comodissimo sostituto di puntatori laser e bacchette. Baionetta che rappresenta l'aggressività, l'attacco, il colpire duro quando si ha ragione, con la concretezza delle argomentazioni. Senza moralismi, senza perbenismi, senza quelle menzogne, quelle mezze verità e quei comodi silenzi che trasformano editoria in una palude, in cui editori e autori arrancano nella fanghiglia e l'ultima cosa che gli interessa è proprio soddisfare il lettore. E il lettore, che non è scemo, ricambia leggendo poco e comprando ancora meno. Insomma, la baionetta rappresenta lo stile con cui ho mandato avanti il mio blog nel corso di questi anni. Infine i guanti, perché le buone storie meritano di essere trattate con i guanti. E con quelle cattive è sempre meglio avere gli stessi guanti, perché non sai mai quello che puoi trovarci dentro. Unendo il tutto, meritocrazia, precisione e volontà di dire le cose come stanno e il corretto rispetto per la giusta applicazione delle tecniche di scrittura e delle tecniche di progettazione delle storie, potremo entrare parecchio nel dettaglio per capire che cosa funziona e che cosa potrebbe funzionare meglio con qualche modifica in una storia. Io ho un corso a pagamento per autori, lo stesso corso che fornisco gratis a tutti gli autori scelti per Vaporteppa. Questo corso presto sarà disponibile online sotto forma di video su agenziaduca.it. Però tra questo canale e il blog parleremo di tantissime cose, analizzeremo film, analizzeremo serie, parleremo anche di anime, senza bisogno di spendere un centesimo. Poi chi vorrà approfondire con il mio corso è benvenuto. Grazie per l'attenzione e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Io adesso vi lascio con un piccolo dietro le quinte della sigla iniziale del video. Arrivederci.
Thank you.